Questa puntata di Impact Girl è un po' diversa dal solito e la ragione è semplice. Qualche settimana fa abbiamo fatto live il mini corso gratuito di content marketing per trasformare i tuoi contenuti in una vera e propria revenue generating machine. È stato un evento fantastico, mi sono divertita tantissimo e spero che si siano divertite anche le 800 persone che erano live insieme a me. Solo che questo mini corso gratuito di content marketing non è più disponibile e non lo sarà per un certo tempo che dovremo decidere, probabilmente per un tempo piuttosto lungo. Questo perché il mini corso ha sancito anche la chiusura delle porte di Pizza Academy Club, che rimarranno chiuse fino a data da definirsi. Tutto questo per dirti che cosa? Che abbiamo deciso proprio per questa ragione e per le richieste che sono arrivate di poter guardare di nuovo il mini corso, di estrarre una piccola parte di questo mini corso e renderla disponibile all'interno del podcast di Impact Girl. Quindi non vedo l'ora che tu possa assaggiare con mano come puoi finalmente mettere da parte lo stress quando devi metterti di fronte al computer per creare contenuti da pubblicare non soltanto sui social, che sono in realtà l'ultima cosa di cui ti vuoi occupare, ma soprattutto le tue newsletter, i tuoi podcast, i tuoi video, i tuoi blog e tutto quello che riguarda gli assetti del tuo sito web, o meglio, gli assetti della tua casa di proprietà, che includono il tuo sito web e naturalmente la lista di iscritti, che rappresenta in assoluto l'aspetto e l'assetto più importante del tuo business online. Enjoy! Partiamo con gli step necessari per decidere cosa dobbiamo pubblicare e quando, ma direi anche dove. Ho dimenticato di inserirlo qui. La prima cosa da fare è scegliere un format per il contenuto della tua casa di proprietà. Non me ne frega niente, ve lo dico senza mezzi termini, del social che state utilizzando. Comunque si chiami, il primo passo per una strategia funzionale che vi al vostro business e anche a chi vi segue, perché se funzionale a chi vi segue, allora è funzionale al vostro business e alle vostre tasche. Per forza di cose, va tutto a braccetto. È scegliere un format per il contenuto della nostra casa di proprietà. Ok? Quindi, che cosa significa? Video? Scelgo di fare video? Faccio video. Scelgo di scrivere perché amo scrivere? Scrivo. Scelgo di farmi sentire perché non mi piace l'idea di farmi vedere, ma non amo scrivere, amo però parlare perché ho una certa dialettica. Podcast, ok? Video, blog post, podcast, questi sono fondamentalmente i tre format, ok? Scritto, visivo e uditivo. Quello che vi chiedo è di non guardare alle mode, non guardare i trend, per favore, vi prego. Ma di scegliere un format che possiamo creare facilmente, un format che sia sostenibile per noi. Che cosa significa? Che se io decido di farlo ogni 2 settimane, ce l'ho il tempo per farlo ogni 2 settimane, perché se decido di fare un video a settimana o ogni due e devo superare la paura di stare di fronte alla telecamera, quindi ho bisogno di tempo, no? Quindi posso praticare dietro le quinte, ma magari non è il caso che io cominci a condividere dei video promettendo, no, una certa costanza. Un video ogni settimana, ogni martedì esce il nuovo e poi impazzisco perché non ce la faccio a starci dietro. O magari non risponde alle mie corde. Dentro Pizza Academy Club faccio sempre l'esempio di questo imprenditore che io ho la fortuna di poter chiamare amico, oltre che riferimento fondamentale. Lui è André Chaperon, è stato praticamente il padre, uno dei padri del copywriting. E lui ha sempre avuto un grosso problema a parlare in pubblico, proprio l'ha sempre detestato. Ed è uno dei riferimenti chiave ad oggi, ma vi parlo che lui sarà forse più di 20 anni che è un riferimento, molto prima che io iniziassi, peraltro nel digitale già lo era, scrivendo. Lui scrive e se voi leggete quello che scrive, è come essere in un film. Chi se ne frega dei video di podcast, no? Nel suo caso, visto che non rispondono alle sue corde. Ok? Quindi, quale format scegliamo, ragazze? O quale format abbiamo scelto? Ale, solo un format o anche più di uno? Personalmente consiglio sempre di partire da uno e poi eventualmente, poi lo vedremo più avanti con la strategia dell'eco virale, cominciare a trasformare quel contenuto in più format. Però per chi non ha ancora costanza, non ha ancora una lista di iscritti con cui ha un rapporto, no? Di fiducia, perché magari sono diversi anni che c'è una condivisione di contenuti,
ed è da solo, quindi non ha un team che possa aiutarlo, allora io suggerisco sempre di partire da una tipologia di contenuto per la nostra casa di proprietà. Poi sui social c'è, mettiamo il reel, giochiamo con la grafica di Canva, ci mettiamo la nostra foto. Qui stiamo parlando, mi raccomando ragazze, di casa di proprietà. Scritto, scritto, scritto. Bene, non pensate ragazze che scrivere sia roba vecchia, che il blog non funzionino. Lungi, no, no. Ok ragazze, mi raccomando. Ora, questa è una strategia semplificata di quello che si chiama Content Creation Machine che abbiamo all'interno di Biz Academy Club, ma già in questo format semplificato è fenomenale, quindi immaginate poi nel format complessivo. Ma dobbiamo scegliere, una volta che abbiamo scelto il nostro format, ok? Per la casa di proprietà, quattro temi queen. I temi queen sono quelli che di solito vengono chiamati temi pilastro. Io li chiamo temi queen. Più tre micro temi per ciascuno. Ok? Che cosa significa? Adesso vi faccio un esempio. Scegliere quattro temi queen sono le quattro tematiche principali che noi vogliamo affrontare. Questo però deve essere pensato a monte, non in base a quello che io amo scrivere, ma in base a quello che la mia audience ha bisogno di sapere. Qualcuno chiedeva: come faccio a sapere quello che la mia audience vuole? Chiediamoglielo. Se abbiamo una lista di email, mandiamo un sondaggio. Se abbiamo soltanto una follower base, perché ci siamo concentrati sui social e non ancora sulla nostra casa di proprietà, chiediamolo sui social. Ormai, cosa che non c'era, peraltro, ai miei tempi, quando ho iniziato, è la possibilità di fare sondaggi in qualunque social ormai, sulle stories, come post. Quindi usiamoli questi strumenti, ma usiamoli non perché vogliamo più likes, usiamoli per conoscere chi c'è dall'altra parte e allora avremo quei benedetti likes e quei commenti e le conversioni, perché senza le conversioni che ce ne facciamo di 400.000 followers, dico io, nulla, ok? Quindi, quando parlo di contenuto funzionale a chi ci segue, mi riferisco a un contenuto che risolve il problema di chi ci segue. Uno, perché è ovvio che io, appunto, non vi risolvo il problema di come sistemarvi le unghie da casa in modo professionale, ma vi risolvo il problema dell'automazione digitale, cioè a ciascuno il suo. Ma deve essere chiaro questo. Dopodiché è un contenuto che deve innescare una trasformazione. Può essere una trasformazione piccola. Se io, non vi ho fatto l'esempio, quello del rossore del pannolino è in realtà stato il motivo per cui io ho scoperto un account che poi ha un sito, seguo su Instagram, poi al sito mi sono iscritta e ho comprato tre corsi da loro, ok? Che mi ha ispirato fiducia perché proponevano dei contenuti brevi e rapidi, gratuitamente, ok? Che mi hanno consentito di risolvere un certo problema. E da lì io non li mollo più, non li mollo più e non sto scherzando e spero che facciano anche delle cose per quando la mia piccola sarà più grande, perché io non li voglio più mollare. Questo è quello che vogliamo succeda con il nostro utente ideale, questo e nient'altro. Il passaggio da un punto A indesiderato a un punto B che invece desidero. È ovvio che se il contenuto è gratuito deve essere qualcosa di piccolino, di veloce, di rapido, ok? Per individuare questi temi ci chiediamo cosa deve conoscere il mio cliente ideale. Ok? Cosa deve conoscere? Che cosa significa questo? Che ad esempio, molti dei miei potenziali clienti potrebbero voler conoscere, non dover, ma voler conoscere come ho fatto a crearmi l'ecosistema digitale che ho, come faccio a dire, beh, io mi gestisco il mio tempo come, quando, dove voglio, senza che nessuno mi dica cosa, come, dove devo essere, a che ora, mi faccio la mia vita, cioè ci sono dei momenti, ragazze, che io... è talmente diventato normale per me che quando parlo con qualcuno che invece questa vita la desidera ma non ce l'ha, mi ricordo di essere veramente in una posizione privilegiata e mi dà ancora più forza e motivazione a condividere come ci sono riuscita. Ma il cosa dovete sapere perché questo si verifichi, ad esempio, è la creazione di una funnel di email. Questa non è una cosa che si sa molto, no? Ma dovete saperla. Quindi io so che uno dei miei temi sarà, e infatti sul podcast Impact Girl è pieno, come crearvi un funnel di email. Dovete sapere come utilizzare i contenuti in maniera strategica, e da qui questo training. Ok? Di cosa parlano altri creators della mia nicchia? Questo è importantissimo, ma con un grande ma.
Non consumate quel contenuto, questo è un grande è un suggerimento che viene dal cuore proprio. Non leggete quello che scrivono, non ascoltate quello che dicono, e non, ma non perché non vadano bene, ma perché finireste per cominciare, soprattutto se siete all'inizio, a mettere in dubbio tutto quello che sapete voi. Ah, lui dice così, allora dovrei farlo anch'io. Ah, però lui. No, noi guardiamo solo quello che affrontano a livello tematico, i titoli. Dopodiché li possiamo rielaborare a modo nostro e ci mettiamo però il contenuto nostro, ok? Chiunque può parlare di contenuti, giusto? Ma io parlo di contenuti nel modo che io ritengo strategico perché hanno funzionato per me. Qualcun altro magari dirà un'altra cosa, vi dirà di trascorrere 6 ore su Instagram. Poi sarete voi a scegliere, ovviamente, chi seguire. Ma mi raccomando, ragazze, ok? Quali keyword della mia nicchia sono più cercate su Google? La cosa più banale del mondo, che però ormai sembra roba vecchia, la SEO è roba da vecchi. Io ci scherzo molto su questo perché appunto ho iniziato con la SEO, quindi probabilmente è roba un po' da vecchietti rispetto ai giovanissimi di oggi. Fatto sta che no, non è roba da vecchietti, perché noi utilizziamo ancora Google per cercare quello che ci serve, ok? E trovare le keyword che sono più inerenti alla nostra nicchia ci consente proprio di capire su quali argomenti concentrarci. Ho fatto un esempio di recente all'interno di Biz Academy Club su questo. C'è una keyword che io non avrei mai pensato esistesse, che è come presentarsi in modo originale sui social. Cioè, neanche se io ci avessi pensato per tipo 5 anni, mi sarei immaginata che c'era qualcuno che chiedeva questa cosa. Beh, è fighissimo! È Google che me lo dice, questa è una keyword, questo può essere un micro tema all'interno di un tema queen che può essere quello del content marketing, ad esempio. E quale problema specifico risolve la mia offerta? Ancora importante. È ovvio che i nostri contenuti devono essere, nella maggior parte dei casi, in linea con la mia offerta. Ok? Se ho un corso su faccio un esempio della mia amica che mi viene più facile. Se ho un corso sul copywriting, ma non ho contenuti che parlano di quello, non ha molto senso, giusto? Parliamo di quello. Poi possiamo parlare di tante altre cose, ma ci devono essere dei contenuti che siano funzionali, ovviamente, a quello che offro. Esempio, non ve li leggo tutti, perché poi questi sì, ce li avete nel workbook, però ve ne leggo soltanto uno a proposito di copywriting. Copywriting è un mio tema queen, ok? Anzi, parliamo di content creation, visto che siamo nel contesto contenuti. Creazione contenuti è un mio tema queen. E sotto che cosa ci può stare? Creare un blog, creare un podcast e social media marketing. Sono tre micro temi che rientrano nel grande ombrello della creazione di contenuti. Ce ne sarebbero molti altri, ma vi ripeto, iniziamo con questi. 4 più 3 per ciascuno. 4 temi queen più 3 micro temi per ciascuno. E da lì proseguiamo, ok? Può succedere che siamo in una nicchia un pochino meno, chiamiamola, flessibile della mia. Io ho la fortuna di essere in una nicchia, come molte di voi, che può spaziare su tematiche diverse. Ma se invece non fosse così, ecco, vi faccio un esempio di quelli che potrebbero essere i vostri, screenshottatelo mi raccomando, di quello che potrebbero essere i vostri temi queen, se invece abbiamo un'attività di, ad esempio, artistica, ok? Quindi, ma potrebbe essere anche, non lo so, il tema dei gioielli, qualcosa che riguarda un prodotto fisico, ok? Allora c'è la mia storia, che è sicuramente un tema queen. Ma è una mia storia, attenzione, funzionale a chi mi segue, non è mai un parlare autoreferenziale, cosa che spesso avviene sempre nelle email, avviene nelle newsletter, avviene nei post social, quindi questi sono principi a tappeto da applicare sempre. La mia storia cosa significa? Cosa vi ho messo qui? Gli errori che non rifarei? Un giorno nella vita di? O la storia dei miei bestseller, che allora sì, è un pochino autoreferenziale, ma naturalmente è funzionale al far conoscere la caratteristica di un certo prodotto che noi proponiamo, la storia che c'è dietro. E la storia naturalmente aiuta il suo posizionamento. Ok? Poi abbiamo i tutorials, poi abbiamo i preferiti, materiali, strumenti, libri, luoghi, documentari, potrei andare avanti un anno, recensioni. Ok? Quindi le app che utilizziamo come illustratori, ad esempio, oppure come make-up artist, qualunque cosa, regali creativi strumenti di lavoro che usi ogni giorno. Ovvio che poi dipende, questo è un esempio generico, dipende anche da qual è la tua audience di riferimento. Però ricordiamoci, ragazzi, ragazze, che questi sono temi chiave per creare quella fiducia di cui stavamo parlando, ok? È chiaro fino a qui?
Avete, anzi, no, aspettiamo, vi faccio fare un piccolissimo esercizio tra pochissimo, perché prima voglio concludere la strategia, va bene? Maria Grazia, io per paura di essere autoreferenziale non parlo di me, giusto? Anche io non amo questa cosa. Ma se noi pensiamo come possiamo parlare di noi in funzione dell'utilità di chi ci segue, quando io ho raccontato oggi la mia storia, avrei potuto raccontare vita, morte, miracoli, che cosa ho fatto quel giorno, quanto ho guadagnato quella volta, ma chi se ne frega? Io cosa vi ho selezionato? La parte della mia storia, chi se ne frega nel senso che a voi non frega nulla, io ho selezionato la parte di storia che era funzionale a quello che volevo trasmettervi e ciò che i tuoi contenuti gratuiti ti possono portare al risultato che vuoi. Ora come allora, anzi ora più di allora, visto che abbiamo parlato anche di questo gap temporale, ok? A questo punto dobbiamo sviluppare ogni tema che abbiamo individuato in 8 angolazioni e le 8 angolazioni sono queste e ve le ho anche esemplificate con un esempio, ok? Ho preso un altro tema Queen che è Business Automation e ho individuato un micro tema, creare un corso online che è parte della business automation, perché naturalmente un corso online ti consente di automatizzare le tue entrate. Ma qui apro e chiudo la piccola parentesi, vi ho lanciato solo il semino. E quindi cos'è? Beneficio, curiosità, errori, sorpresa, nicchia, esperienza e poi libri, blog, strumenti e podcast. È abbastanza ovvio, cioè capite come a questo punto il non sapere che cosa dire e come dirlo decade. È impossibile, è impossibile. Cos'è un corso digitale e come funziona? Perché creare un corso online può cambiarti la vita? Beneficio. Curiosità, 3 cose sui corsi online che non ti hanno mai detto. Ragazze, queste possono diventare sia post social, che newsletter, che podcast, che video, che blog post. Un solo argomento, creare un corso online. Ma vi rendete conto? Questo è immediato, cioè finite questo training, potete già scrivere 10 contenuti. 8. Sono 8 angolazioni, ok? A questo punto, ve l'ho un po' anticipato, trasformiamo ogni contenuto in 3 social media post e una newsletter. Potremmo anche fare 5 social media post e una newsletter. Ovvio che dipende da quanto è lungo quel contenuto. Se io ho un podcast che dura un'ora, ci posso tirar fuori probabilmente 5, sicuro, 5-6 diversi contenuti per i social. Se ho un podcast che dura 5 minuti, magari riesco a tirarne fuori 3 in formato diverso. Ok? Quindi attenzione, è sempre personalizzabile alle vostre esigenze. E qui vi faccio vedere e rispondo a una delle domande che era arrivata in precedenza, come funziona la strategia dell'eco virale. Allora, dove c'è la casetta, ok? Vuol dire che è il contenuto della nostra casa di proprietà, che può essere appunto un podcast, che può essere un blog post, è il secondo, o può essere un video, ok? Un video corposo, strutturato. Ciascuno di questi diventa una newsletter, ok? Quindi non so cosa scrivere nella mia newsletter, decade. Diventa un carosello, se utilizziamo Instagram o se utilizziamo i social che consentono i caroselli, naturalmente. Diventa un reel barra short se usiamo YouTube, barra idea pin se utilizziamo Pinterest, dipende anche qui dal social. O diventa un post o diventa un post statico. Ok? Se non abbiamo un social che usa i caroselli, perché magari i caroselli, ad esempio su Facebook i caroselli vengono fuori un pasticcio, allora metteremo ad esempio foto più descrizione. Qualcuno di voi diceva che quella è il suo format preferito di contenuto sui social, ok? E il post statico può essere una grafica su Canva, una quote. Vi dico una cosa, ragazze, una delle cose che funziona meglio nei nostri canali social sono i post con una frase. Una frase con sfondo a volte bianco, frase in nera su sfondo bianco. Quindi, queste frasi spesso ovviamente vengono tratte dai contenuti che noi abbiamo già. Ma capite che allora, nel momento in cui c'è una social media manager che ci dà una mano, perché ad un certo punto ne avremo bisogno, non c'è bisogno che ogni volta andiamo lì ad imboccarla perché, poverina, giustamente lei non può sapere vita, morte, miracoli del nostro business. Abbiamo già tutti i contenuti e da lì lei può letteralmente innescare la strategia dell'eco virale. E tutti questi omini che vedete qui non sono altro che i visitatori che poi ci tornano indietro, perché il visitatore non fa un percorso lineare, quindi da Instagram vado al sito, poi dal sito compro. No, è un percorso che è un continuo zigzagare, è come il nostro, no? Io in quell'account che vi ho detto seguo su Instagram per i bambini, saltello dal loro blog, dal loro corso, poi vado di nuovo su Instagram. Poi mi leggo la newsletter, ma è un percorso che è continuo. Solo che i post sui social sono importanti, ma perché?
perché mi riportano continuamente al brand, mi riportano al prodotto, mi riportano a quello che è il podcast se mettono lo spezzone del podcast, a quello che è il blog post se mettono la stories con link al blog post, a quello che è il video se mettono il reel con lo spezzone al video vero e proprio, ok? Poi vedete che in rosa, lì vicino ai contenuti delle case di proprietà, vi ho messo la possibilità opzionale di trasformare ogni contenuto della vostra casa di proprietà in altri format della stessa natura, cioè sempre belli strutturati, sempre per la casa di proprietà. Questo risponde alla domanda di qualcuno che prima chiedeva: ma il format deve essere uno solo della mia casa di proprietà? E vi dicevo, se iniziate adesso direi di sì, per non impazzire, ma col tempo e quando avete un team che può darvi una mano, ogni blog post può diventare, come vedete qui, un video. Se naturalmente il video è nelle vostre corde, altrimenti lasciate stare, può diventare un podcast. Se il podcast è nelle vostre corde, altrimenti lasciate stare. Idem per un podcast che può diventare un video. Di solito, secondo me, è molto più strategico che un video diventi un podcast, perché naturalmente c'è già l'audio e quindi lo si estrapola. Però uno può fare anche l'opposto, non è vietato. Quello che voglio farvi capire è che le possibilità di incastro e di trasformazione sono infinite, ma il contenuto è sempre uno solo, ok? Quindi ora la matematica per me è sempre un'opinione, quindi mi sono scritta qui il numero per evitare di dire di sbagliare. Ma se con questa formula, ok, noi ricaviamo 384 post da condividere sui social più 96 newsletter per singolo contenuto della casa di proprietà, strutturato per singola angolazione. Quindi attenzione, perché ognuna di quelle angolazioni è un contenuto per la nostra casa di proprietà che a sua volta può essere trasformato e che a sua volta può generare questi 384 post sui social. Questo con quattro temi queen e tre microtemi per ciascuno. Non so se vi sta esplodendo la creatività, però ecco. Ambra dice: a me le frasi rendono molto meno a livello di interazione rispetto ai post dove ci sono io. Ottimo! E allora continua a fare quello che funziona. Altro tatuaggio per la mente. Chi se ne frega di quello che fanno gli altri? Io vi ho fatto un esempio per farvi capire che a volte la semplicità premia. Ma quello che. Perché uno dice: oddio, devo fare il reel, devo mettermi a fare i balletti, devo. No, assolutamente no, non è necessario. Ovvio che nella nostra nicchia vediamo quello che funziona, continuiamo a fare quello. Spero che questo estratto dal mini corso di content marketing per trasformare il tuo calendario editoriale in una vera e propria revenue generating machine sia stato prezioso e utile. Ti ricordo prima di lasciarti che se questa puntata ti è stata utile e lasci una recensione all'interno della tua piattaforma podcast preferita, che sia iTunes o che sia Spotify, e ci mandi uno screenshot di questa recensione all'indirizzo team@biz-academy.it, potrai ricevere accesso gratuito ad un approfondimento completo sul posizionamento efficace per farti scegliere senza esitazione, anche se la tua nicchia è super affollata e ci sono un sacco di altre persone che sembrano fare la stessa identica cosa che stai facendo tu. Ti aspetto. Questo è tutto per la puntata di oggi. Se ti è stata utile, condividila con altre imprenditrici. E se cerchi altre risorse pratiche per far crescere la tua attività, vola al sito biz-academy.it/podcast e iscriviti per ricevere spunti pratici per far crescere il tuo business che condivido solo via mail. Fino alla prossima puntata, metticela tutta e ricorda che qui facciamo sempre il tifo per te. Io sono Cecilia Sardeo e questo è Impact Girl.